Manuela. Esatto. Mamma mia, come ho fatto? Incredibile, il gobbo di Notre Dame ha funzionato. Sono gli occhiali. Sono gli occhiali. Bella voce anche, oltre che bella ragazza, quindi penso sia anche quella di un'attrice, che l'attrice come l'attore deve dosare la voce, giusto? Sì, è molto importante comunque saper usare il diaframma, respirazione e tutto quello che riguarda comunque l'apparato. E tu hai dosato, perché abbiamo detto nell'altra intervista, lo ripetiamo adesso, che il chiai, giusto, no? È una sorta di, oltre che respirazione, oltre parte finale, no, del movimento, una liberazione anche di energia. Sì, e soprattutto penso che sia molto mentale e spirituale il lavoro che abbiamo fatto e che spero continueremo a fare, e spero che vada avanti al di là di questi 4 giorni. E sì, è una pratica molto, io la vedo molto spirituale, e non lo so, era molto tempo che no, sì, scusa, verso i nostri non due sono case. Non sono abituata a fare le interviste, quindi emozionata, no, dai, ma sì, dai, te lo concedo, un po' di emozione. Quell'emozione che poi alla fine un attore, un'attrice, un artista porta sul palco se fa teatro. Sì. E porta anche dietro un obiettivo. Una macchina da presa, certo. Magari se la sa tradurre in emozione sul personaggio, quello che riguarda il testo, è ancora meglio, perché è completa comunque, no? La messa in scena. Quali sono stati i tuoi lavori in passato, se c'è stata tanta preparazione, quali sono quelli futuri, quelli presenti? Allora, in passato ho lavorato molto a teatro con dei miei amici, magari usciti da scuola, abbiamo messo su diversi spettacoli. E ho fatto anche fiction, piccoli ruoli, così. Si inizia sempre così. Ma io spero appunto che sia un inizio per un futuro un po' più grande a livello lavorativo. E progetti futuri, per adesso niente. Mi duole dirlo, spero comunque che ci siano. Beh, una preparazione intanto più intensa con un seminario del genere, magari frequentando, perché tu frequenti le arti marziali al di là di questo seminario o vorresti frequentarle? Io l'ho frequentate e diversi anni fa ho fatto judo, che più che un'arte marziale io la definirei una disciplina, ma anche questo è disciplina. E, sì, ovviamente rimettendo i piedi sul tatami mi è tornata la voglia di fare. Senti, parlando di emozioni, sì. Un attore, un'attrice deve dare emozioni. E quelle scene dove c'è sentimento, ma dove c'è anche pianto, ecco, secondo te la donna le riesce a interpretare meglio dell'uomo, facendosi così scappare la lacrimuccia, pensando secondo questi metodi Stanislavski, Strasberg, eccetera, eccetera, o sono lacrime dovute a un po' di cipolla che poi dà pure un po' cattivo odorino? Beh, guarda, io spero che non mi servirà mai. Che non mi servirà mai la Ti cipolla. Mai capitato? La cipolla? No, un ruolo dove piangevi. Ruolo, sì, a teatro, quando ho fatto un saggio o anche delle semplici lezioni di emotiva, e mi è capitato di dover piangere e le emozioni arrivano. Le emozioni arrivano, e se arrivano a te le riesci a trasmettere anche al pubblico, e quello è il lavoro dell'attrice. Perfetto, l'attore in generale. L'attore in generale, assolutamente. Non... Forse le donne sono leggermente più emotive degli uomini, no? Beh, no, sesso debole, quelle cose lì, però non credo che ci sia differenza tra uomo e donna chi riesce a dare più emozioni sul palco. Come si diceva prima, l'attore è un mestiere, quello dell'attore è abbastanza semplice per chi ovviamente lo fa divertendosi, ma chi ce l'ha dentro è semplice, ma non è tanto semplice, giusto? C'è anche molta tecnica, non basta, credo che non basti avercelo dentro. Quindi l'esercizio, come per le arti marziali. Esattamente, l'esercizio, la pratica, la continua crescita, mettersi alla prova, anche semplicemente fare provini su provini, comunque ti aiuta. Quanti ne hai fatti fino ad ora?
non lo so, non l'ho contati. Però tanti. 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 Ti sei spostata dalla tua città di residenza? Sei comunque della nostra Roma oppure sei, non so, meridionale, settentrionale? No, io sono nata a Roma e non mi è mai servito spostarmi, ma non lo escludo assolutamente, non ho problemi a spostarmi, e, voglio dire, è il lavoro. Quindi se adesso ti dovessi chiamare così, se si collega il nostro ospite di prima, sai, c'è stato Carlo Principini, che è un talent scout oltre che un grande produttore, e ti dicesse: senti, domani devi essere a Milano per fare il provino da protagonista nella nuova fiction prodotta da Vattene a Pesca, ecco, tu subito prenderesti il treno e... Di arrivare a Milano e se tu domani così avessi ecco, tu domani hai ancora una giornata di seminario qui. Per lavoro si fa, perché poi non è semplicemente un lavoro, ma è anche passione, poi si mischiano diverse cose, no? A un certo punto senti che non puoi rinunciare né all'uno né all'altro e devi riuscire a fare tutto, e sì, può sembrare una fatica, ma è come un senso di piacere. Perfetto. La fatica nel piacere, non so sì, come spiegarti. Come, no, un vecchio, anzi, rimanendo sempre in ambito orientale, c'è un proverbio, mi pare, orientale, che dice: se tu fai un lavoro divertendoti, non lavori mai. E quindi fai un sacrificio con passione e non è un sacrificio. Assolutamente, assolutamente. Soprattutto quando è premiato poi dalla scelta meritocratica, giusto? Meglio, ancora meglio, si spera sempre nella meritocrazia. Certo. Vabbè, poi... Però comunque siamo ottimisti. Siamo ottimisti e positivi. E quindi noi, te, tutte quante le attrici, gli attori che stanno partecipando a questo seminario, nuove leve così della cinematografia e della televisione italiana... Positivi, meritocratici. Meritocratici. È un messaggio da dare a tutti gli amici che ci stanno guardando a Cinecittà3.tv. Vai Manuela. E viva la positività e la meritocrazia soprattutto. E se lo dice Manuela, credeteci. Se lo dico io, mi dovete credere. E un saluto da Manuela, nome e cognome, vai! Manuela De Gregorio, ciao a tutti ragazzi, in bocca al lupo. Grande, grazie Manuela. Grazie.